Le figure femminili di riferimento di Grazia Deledda in famiglia sono certamente la mamma, una persona possiamo dire dolente, dolorosa, soprattutto sempre più chiusa in se stessa dopo la scomparsa della sorella di Grazia Deledda che morì per un aborto spontaneo subito dopo le nozze. Quel momento segna ancor di più la vita di una donna già in ombra, molto più giovane del marito, una donna di tipo direi molto più che tradizionale, una donna nuorese dedita totalmente alla famiglia. Grazia Deledda dice chiaramente: andata sposa molto giovane a un uomo molto più grande di lei, con il quale c'era sicuramente affetto, rispetto e quant'altro, ma non si pronuncia diversamente. Una donna, tra l'altro, non bisogna dimenticarlo questo, che contrariamente a tutte le sue figlie veste l'abbigliamento tradizionale, che alle figlie invece viene precluso. Non precluso per ragioni particolari, ma per una vera e propria decisione familiare. La famiglia decide che loro vestiranno in modo borghese, secondo, diciamo, i dettami della moda del tempo, ovviamente rivisti e semplificati, vista anche la provincia nella quale si vive, in questo modo collegandosi a quello che è l'abbigliamento del padre di Grazia Deledda, che non ha mai indossato il costume, e quindi anche in questo differenziandosi dal modello materno e da quello della tata di casa, che vestiva anch'essa il costume, e delle donne che venivano ad accudire, a fare le attività più pesanti di casa, che anch'esse erano tutte vestite in abbigliamento tradizionale. Questa prima differenza vestimentaria è poi fondamentale in realtà, perché a queste ragazze può essere dato un destino diverso, non sposando persone legate alle attività tradizionali, quindi allevamento, agricoltura e le attività derivate da queste, parliamo sempre di attività svolte a livello di possidenti, eventualmente come era il padre di Grazia Deledda, ma si preannuncia dunque per loro una vita con matrimoni con persone votate ad altro tipo di attività, vuoi insegnanti, vuoi avvocati, commercianti e quant'altro, quindi ancora una distanza dal mondo tradizionale che invece sarà al centro delle attenzioni di Grazia Deledda.